Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, mi chiamo Santi e l'installazione garantita. Di cosa parliamo oggi? Di come funziona un fan coil. Segui questo video. In questo video voglio descrivervi il funzionamento di un fan coil e voglio mettere in luce le caratteristiche belle e quelle meno belle. Quindi non sono un promotore dei fan coil, ma non sono altrettanto un promotore di altri sistemi. Il fan coil come funziona? A differenza dei condizionatori, ha un volume, riesce a trattare un volume d'aria molto più grande, quindi è ben comunque scelto dagli ingegneri, dai periti termotecnici che devono progettare un impianto. Quindi quando ci troviamo a trattare un'area molto grande, come può essere una palestra, degli uffici, una scuola, la scelta dei periti termotecnici, degli ingegneri è proprio quella dei fan coil, perché ha dei ventilatori molto grandi che riescono a spingere e soprattutto ad aspirare una grande quantità di aria. Ci sono vari modelli e varie taglie, dipende dalla stanza, dal locale trattato. La seconda caratteristica principale, oltre al discorso del trattamento, del volume, del grande volume di aria trattata, è la temperatura. I fan coil, a differenza dei caloriferi, non hanno bisogno di una temperatura molto alta e quindi vengono scelti i fan coil altrettanto per questo motivo, perché con una pompa di calore funzionano molto bene. Poi hanno un consumo energetico molto basso, quindi i ventilatori che ci sono all'interno, a differenza dei condizionatori, degli split, consumano molto meno. Ma bisogna collegarli per forza a un impianto idronico. Cos'è un impianto idronico? È un impianto che può essere la caldaia o una pompa di calore ad acqua. E quindi ha bisogno di l'acqua per riscaldare o raffreddare. Si possono usare, come dicevo, sia per riscaldare nell'inverno, sia per raffreddare nell'estate. Vediamo da vicino come funziona. Di solito qui sulla destra ha un comando che fa acceso, spento, estate e inverno. Ed andiamo a regolare anche la velocità dell'aria. Di solito ha tre velocità, bassa, media e alta, dipende dove l'abbiamo installato. Quindi lui cosa fa? Prende l'aria da sotto, qui c'è un filtro, ogni volta che passa l'aria viene filtrata e l'aria calda incontra una batteria di scambio termico che è all'interno. In questo video non andiamo ad aprirlo perché voglio essere un po' più, voglio parlare un po' del funzionamento base. C'è una batteria di scambio termico e l'aria trattata, sia calda che fredda, esce di qua. E quindi abbiamo questo circolo d'aria, questa circolazione dell'aria. D'inverno può succedere, tante volte ci chiamano i nostri clienti, perché dicono: mi esce l'aria fredda dal fan coil. E che è successo? Sicuramente non è stato installato un sensore di temperatura, perché che succede? Noi andiamo ad accendere la caldaia, accendiamo il fan coil e l'acqua calda non è ancora arrivata all'interno e quindi ci esce l'aria fredda. Quindi devi assicurarti che nel tuo fan coil, o se devi installare un fan coil, ci sia un sensore di temperatura di mandata. Appena questo sensore di temperatura di mandata sente il passaggio dell'acqua calda, più che il passaggio, la temperatura dell'acqua calda, fa azionare il ventilatore. Altrimenti hai l'effetto freezer, lo chiamiamo noi, che d'inverno il fan coil, al posto di darti il caldo, ti dà il freddo. Un altro problema molto diffuso della cattiva installazione è per quanto riguarda la condensa. Stiamo parlando dell'estate. Se non viene fatto uno scarico di condensa, a differenza degli split che sono più in alto, questi sono in basso. Quindi bisogna fare la condensa in un certo modo e addirittura fare un punto alto all'interno. Noi quando facciamo le installazioni facciamo un punto alto all'interno con un sifone per evitare i cattivi odori, perché la seconda chiamata, di solito la seconda lamentela, è: esce la puzza dal mio fan coil di fogna, e quindi noi andiamo a vedere e non c'è né il punto alto e nemmeno il sifone. A differenza dei caloriferi, che hanno bisogno della temperatura di 70 gradi per funzionare bene, per scambiare bene la temperatura, e poi non possono funzionare per il freddo, altrimenti gocciolano, questi fan coil, come dicevamo, hanno bisogno di una temperatura molto più bassa, quindi combaciano bene con le nuove tecnologie, pompe di calore e quant'altro. Però ci sono, non è tutto bello quello che vediamo. Se non viene fatta una corretta manutenzione e installazione, abbiamo tanti problemi. Un'altra cosa molto importante quando andiamo a installare un fan coil è l'altezza da terra, per due fattori.
Il primo è il funzionamento vero e proprio, perché essendo un aspiratore, se lo mettiamo troppo basso, come vedo tante volte, lui non riesce ad aspirare l'aria che dovrebbe e quindi va in insufficienza, non riesce a spingere, aspira e spinge, quindi non riesce a spingere l'aria trattata e quindi abbiamo una bassa resa. Se invece lo mettiamo a un 30 cm di altezza, siamo certi che lui riesce ad aspirare tanta aria e altrettanto riesce a spingerla. E proprio per questo, se noi rispettiamo i 30 cm di altezza, se dobbiamo fare, seguire una manutenzione, che potrebbe essere la pulizia semplice del filtro o addirittura una manutenzione, un lavaggio che faremo vedere nel nostro canale Sanificare, abbiamo bisogno di questi centimetri per eseguire una vera sanificazione. Una volta che sei sicuro che il tuo installatore ha rispettato queste linee guida, allora sei tranquillo, puoi dormire tranquillo. Qualcuno potrebbe dirsi, sì, però il fan coil in un appartamento va bene solo in una palestra, va bene solo... Ma in realtà si potrebbe mettere altrettanto in un appartamento, perché non è né rumoroso, se noi lo mettiamo a una media velocità o una bassa velocità, poi dipende anche dal fan coil che vai a scegliere, non abbiamo tanto rumore, quindi non ci dà fastidio. Qualcuno potrebbe dirti, un altro svantaggio, ma col fan coil l'aria è molto secca. Questo è anche vero. Ci sono dei trucchetti da eseguire, che basta smontare questa griglia con le mani e andare a mettere all'interno un umidificatore come quello che si mette sui caloriferi, e vedrai che d'inverno non avrai questo tipo di problema. A differenza dei caloriferi, che per pulirli dietro bisogna attrezzarsi di uno scovolino, si crea tutta la polvere, si creano i baffi, il fan coil, siccome spinge l'aria, non ha questo problema ed è molto è facilmente manutentabile. Basta togliere questo coperchio qua e si può andare a pulire. Una cosa che non devi tralasciare è la manutenzione, perché se vai a installare il fan coil e non esegui la manutenzione, ti potrai trovare in tantissimi problemi. Comunque ragazzi, la scelta migliore di un fan coil è in un grande spazio, ma soprattutto in una taverna dove c'è l'umidità, perché lui, specialmente in estate che in inverno, ma specialmente in inverno, siccome spinge tanta aria calda, riesce a trattenere, a togliere quell'umidità che di solito in taverna si sente. Quindi ragazzi, come abbiamo visto in questo video, abbiamo visto le differenze tra caloriferi e fan coil, come funziona e qualche trucchetto per l'installazione. Se devi installare questo tipo di dispositivo, chiamalo 02 52 51 234, iscriviti al canale e metti due volte, clicca due volte sulla campanellina. Ci vediamo al prossimo video, ciao!